Innovare oggi è vitale per qualsiasi organizzazione, in realtà lo è sempre stato. Quello appena citato è un assioma su cui tantissimo è stato scritto e rispetto al quale si trova un'anime condivisione nel mondo scientifico e manageriale. Ma se tale concetto è ormai universalmente riconosciuto e accettato, quali sono invece le principali sfide che affronta chi fa oggi innovazione? La ricerca di capitale finanziario è ancora il vero problema per gli innovatori o ce ne sono di più importanti e meno immediatamente visibili? Se un'organizzazione non dispone delle conoscenze e delle competenze, ossia del capitale tecnologico di cui ha bisogno per innovare, può eventualmente acquisirle attraverso altri canali? Certamente, conoscenze, competenze e tecnologie si possono acquisire e scambiare sul mercato in una logica di domanda e offerta come per qualsiasi altro asset. Ma pensiamo per un momento, per esempio, a un'azienda che sul punto di essere fondata, una classica startup, ancora è tipicamente non dotata dei necessari mezzi finanziari per adottare quel tipo di strategia. Quali scelte alternative può avere di fronte? Che cosa avrebbe potuto fare Steve Jobs per avviare Apple quando non aveva ancora miliardi da investire in acquisizioni se all'epoca non avesse incrociato la strada, il suo destino, con quello di Steve Wozniak? Dove gli Steve Jobs di tutto il mondo possono quindi veramente trovare le risposte più importanti per innovare? Queste sono soltanto alcune delle domande a cui il libro che tenete tra le mani prova a dare una risposta ragionata e basata sullo studio e sull'osservazione di una molteplicità di progetti di innovazione che abbiamo condotto negli ultimi anni. I libri sono gomitoli di storie che si intrecciano tra loro. Sono emozioni ed esperienze, ma anche territori inesplorati. Per iscritto è il podcast nato per esplorare questi territori di storie assieme a chi le ha scritte. Io sono Marzia Tomasin e questo è Per iscritto, la voce dei libri. Quello che avete ascoltato è un estratto dal libro Innovationship, l'innovazione guidata dal capitale relazionale, scritto da Federico Frattini e Benedetto Buono e pubblicato da IGE Editore. Federico Frattini è professore ordinario di strategia e innovazione al Politecnico di Milano e Dean della Polimi School of Management. In questo libro gli autori propongono un'attenta analisi di ciò che la ricerca nel campo del management ha rivelato sulle interconnessioni tra capitale relazionale e processi di innovazione, in particolare in contesti di open innovation. Partendo dalla definizione dei concetti chiave e dei modelli esistenti, gli autori spiegano come costruire, attivare e utilizzare il capitale relazionale in un'ottica strategica. È attraverso gli altri e le relazioni che ci interconnettono con loro che possiamo coltivare e alimentare il talento e la creatività, ingredienti cruciali di ogni strategia di innovazione di successo. In qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalla sua dimensione e dalle sue ambizioni, ci deve essere almeno un superconnettore, ovvero un professionista capace di dare accesso a grandi bacini relazionali, anche molto diversi tra loro. Ascoltiamo l'intervista al professor Federico Frattini. Federico Frattini, benvenuto a Per iscritto. Grazie mille per l'invito. Professore, oggi diamo voce al libro che ha scritto assieme a Benedetto Buono, che si intitola Innovationship, l'innovazione guidata dal capitale relazionale. L'editore è Egea. Il libro che avete scritto presenta alle aziende una forma di capitale che, accanto a quello finanziario e tecnologico, può diventare un asset importantissimo nel processo di innovazione e si tratta del capitale relazionale. Connessioni professionali e legami umani rappresentano oggi una base indispensabile per un'innovazione che sia davvero efficace. E la cosa importante è proprio capire come costruire, attivare e utilizzare questo capitale in un'ottica strategica, ma di questo parleremo nel corso di questa chiacchierata. Io vorrei partire da un concetto, da una parola fondamentale
che oggi si utilizza moltissimo, magari anche un po' a sproposito, che è innovazione. Cerchiamo di chiarire questo, che cosa si intende quando si parla di innovazione e soprattutto perché oggi si deve parlare di open innovation. Grazie per la domanda, perché ovviamente tocca un tema centrale che abbiamo trattato anche nel nostro libro. Oggi spesso usiamo il termine innovazione con riferimento a tantissimi aspetti della nostra vita lavorativa, ma anche della nostra vita privata e personale. Se però dovessimo dare una definizione di innovazione dal punto di vista, diciamo, manageriale e quindi con una prospettiva legata poi alle imprese e alle organizzazioni, diremmo che l'innovazione è un processo che si articola in una serie di attività attraverso le quali in un contesto organizzativo si generano idee per possibili nuovi prodotti, servizi, processi, modi di fare le cose o modelli di business e si trasformano queste idee in realtà. Quindi l'innovazione è un'attività che viene portata avanti all'interno delle organizzazioni con maggior o minore efficacia, con maggior o minore capacità e con maggior o minore continuità nel tempo, che ha l'obiettivo di trasformare ciò che l'impresa offre ai suoi clienti, come l'impresa struttura i propri processi e i propri modelli di lavoro e anche più in generale l'architettura attraverso cui l'impresa crea e cattura valore nel suo complesso. Tradizionalmente l'innovazione è stata condotta e portata avanti facendo leva e sfruttando prevalentemente il know-how disponibile all'interno dell'organizzazione e quindi le capacità, le competenze, le tecnologie, le esperienze di chi lavora all'interno della ricerca e sviluppo, dei dipartimenti più con uno stampo tecnologico delle imprese e questa è quella che si è sempre chiamata closed innovation. Oggi, direi da una ventina d'anni, ma soprattutto negli ultimi 5-6 che questo fenomeno è diventato, diciamo, più pervasivo, si assiste a una apertura di questo processo di innovazione verso l'esterno, ossia l'attenzione, la volontà e la propensione delle imprese a sfruttare il più possibile le competenze, le esperienze, le tecnologie, i brevetti che già esistono al di fuori dei propri confini organizzativi per accelerare i propri progetti di innovazione interni, per ridurne i costi, per condividerne i rischi e per aumentarne la produttività. Quindi da un'innovazione chiusa che fa prevalentemente leva sul know-how disponibile all'interno dell'organizzazione a un'innovazione aperta che attinge a piene mani alla conoscenza e alla tecnologia già disponibile fuori dai confini dell'impresa. Un passaggio dal concetto di know-how al concetto di nowhere, ossia la capacità di un'organizzazione di scoprire dove sta l'esperienza, l'idea, la creatività, la competenza o la tecnologia fuori dai propri confini di cui ha bisogno per innovare con più successo. Quindi abbiamo capito che l'innovazione negli ultimi anni è cambiata e che oggi deve essere open, come lei ha ben spiegato. Oggi nelle imprese si parla tanto di leadership o di leader, che è colui che guida l'azienda e che ha l'onere e la responsabilità di attuare strategie di innovazione che siano efficaci. Qual è secondo lei il ruolo di un leader nel processo di innovazione? Per me leader è colui che pensa, quindi mi viene da dire che per innovare bisogna saper pensare prima di tutto. Io credo che oggi sia evidente sotto gli occhi di tutti il fatto che le imprese che più hanno saputo trasformare la propria capacità di innovare e di fare dell'innovazione davvero una leva di crescita, di rafforzamento del proprio vantaggio competitivo, eccetera, eccetera, l'hanno fatto perché i loro leader, partendo dal Chief Executive Officer, passando attraverso il Top Management Team, eccetera, eccetera, avevano ben compreso il valore, la centralità, la criticità dell'innovazione per la sostenibilità e la crescita della loro organizzazione. L'innovazione è un qualcosa che capita per combinazione di due, diciamo, direzioni. Una direzione bottom-up, attraverso cui le idee, la creatività, il pensiero distribuito all'interno di un'impresa si manifesta verso l'alto, ma dall'altro lato una direzione top-down, attraverso cui il leader stabilisce quali sono le direzioni prioritarie che la nostra innovazione deve seguire, deve perseguire.
Quindi non è vero che l'innovazione è un processo interamente creativo, generativo, distribuito, come in alcuni casi i libri o gli esperti di innovazione ci vogliono far intendere. L'innovazione è un processo che va guidato dalla leadership, perché oggi siamo in un contesto in cui le organizzazioni sono sommerse di idee, di opportunità, di soluzioni, di tecnologie, e la vera sfida è quella di capire dove orientare, diciamo così, gli sforzi di innovazione che l'impresa può mettere in campo. E questo, come diceva lei, è uno sforzo di pensiero, è uno sforzo di visione che solo la leadership dell'organizzazione è in grado di attuare, ecco. Parliamo dunque di capitale relazionale, che è il cuore del vostro libro. Che cos'è? Perché è così importante ai fini dell'innovazione? Sì, ecco, come accennava prima, in questo libro Innovationship, noi abbiamo provato a portare a galla, più di quanto normalmente si è abituati a fare, la centralità del capitale relazionale per il successo dei processi di innovazione nelle imprese, siano esse start-up, scale-up oppure imprese più mature e più consolidate. Noi siamo abituati a pensare che l'innovazione di fatto nasca da una attenta combinazione di due risorse fondamentali: il capitale tecnologico umano, che consiste nelle conoscenze, nelle competenze, nelle tecnologie di cui le persone che lavorano in un'impresa dispongono, e il capitale finanziario, ossia le risorse di natura economica che sono in grado di alimentare i processi che trasformano le idee di cui parlavamo prima in prodotti, in servizi, in nuovi processi o in miglioramenti di quelli esistenti. Ecco, oggi, in un contesto in cui l'innovazione diventa sempre più open, sempre più aperta, sempre più distribuita, in cui la differenza nella capacità di innovare con successo la fa, come dicevamo prima, quello che io da un po' di tempo chiamo nowhere, cioè la capacità di identificare, chi è detentore di un'esperienza, di un'idea, di una competenza, di una tecnologia a cui attingere per fare innovazione con più successo dentro i confini della mia organizzazione. Beh, è chiaro che diventa centrale un'altra forma di capitale, un altro tipo di risorsa, che è il capitale relazionale. Il capitale relazionale, da alcuni chiamato, anche se forse un po' impropriamente, capitale sociale, è l'insieme delle relazioni personali e professionali che interconnettono un gruppo di persone, che produce dei benefici individuali e collettivi nel momento in cui viene utilizzato e valorizzato. Nel testo noi mostriamo come la capacità di creare nel tempo, di attivare e poi di utilizzare proattivamente questa risorsa per innescare progetti di innovazione, poi trasformarli in realtà, stia diventando un elemento fondamentale nel discriminare chi sa fare innovazione con successo e chi invece non riesce a scaricare a terra il proprio potenziale in termini di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione. L'analisi che voi avete condotto per scrivere il libro, assieme alla vostra esperienza, vi ha portato a individuare nella fiducia e nel tempo gli elementi principali e indispensabili per la creazione del capitale relazionale. Quindi parliamo di fiducia e di tempo, che sono due concetti immensi se vogliamo considerarli singolarmente e nel dettaglio. C'è modo di integrarli magari con altri elementi, combinarli assieme affinché la creazione di questo capitale risulti ancora più produttiva ed efficace? Sì, è quello che emerge dallo studio che abbiamo condotto su diverse realtà che, come startup, scale-up o imprese consolidate, hanno dimostrato di saper usare il capitale relazionale per fare innovazione, mostra che effettivamente la fiducia e il tempo, potremmo dire la pazienza, sono due elementi chiave, no, per valorizzare il capitale relazionale a scopi innovativi. Tempo, perché il capitale relazionale non si acquisisce, ad esempio, attraverso una transazione di mercato, ma si costruisce attraverso continui investimenti, di proprio tempo personale che si sviluppano negli anni. Quindi tutti i casi di innovatori che hanno saputo usare il proprio capitale relazionale per fare accadere progetti di innovazione complessi e sfidanti, nelle storie che abbiamo analizzato ci hanno raccontato di aver lavorato per decenni,
alla costruzione del proprio capitale relazionale. Un capitale relazionale che aiuta l'innovazione quando è costruito negli anni, nei decenni, in maniera proattiva, in maniera strategica, andando ad esempio a identificare chi sono i cosiddetti super connector, ossia nodi all'interno di reti personali e professionali, attraverso le quali, per l'intensità di relazioni che li contraddistinguono, noi possiamo accedere a interi bacini di relazioni e di connessioni a cui da soli difficilmente saremmo in grado di avere accesso. Oppure capitale relazionale costruito nel tempo e con pazienza per far sì che abbia una natura eterogenea, variegata e sfaccettata e comprenda, ad esempio, sia relazioni che noi chiamiamo legami forti, con persone, professionisti che magari stanno nel nostro stesso settore, che conosciamo da tempo, che frequentiamo con continuità, sia quelli che noi chiamiamo legami deboli, cioè relazioni con persone che hanno punti di vista, esperienze, background molto distanti dal nostro e con i quali entriamo in contatto più sporadicamente. La fiducia è in realtà la chiave di volta da utilizzare in questi lunghi periodi di tempo in cui si costruisce il proprio asset relazionale per, come dire, creare relazioni più di valore. Chiaramente le relazioni sono un asset intangibile che vede nella fiducia reciproca, nel trust che si viene a creare attraverso, come dire, la costruzione e poi la coltivazione di queste relazioni, la chiave di volta affinché diventino produttive. Quanti di noi hanno relazioni personali o professionali che si sono costruite nel tempo o attraverso canali digitali o attraverso canali fisici, ma che poi, siccome non sono state alimentate da una, come dire, fiducia reciproca costruita nel lavorare insieme, beh, diventano latenti e non si è in grado di utilizzarle, di valorizzarle poi nel concreto delle progettualità che si intende lanciare. Quindi tempo inteso come pazienza nel costruire questo capitale relazionale e fiducia intesa appunto come chiave di volta per rendere produttive queste relazioni sono fondamentali senza ombra di dubbio. È chiaro che poi non sono sufficienti, ad esempio, in termini di con quali altri ingredienti possono o devono essere mixati perché questo capitale possa essere usato davvero produttivamente, beh, ad esempio l'ascolto è un altro elemento fondamentale. Prima di utilizzare queste relazioni a fini produttivi, diventa fondamentale ascoltare le esigenze delle controparti e capire che prima di avere è necessario dare attraverso questi canali relazionali che si attivano. Quindi aggiungerei alla fiducia, al tempo, alla pazienza, sicuramente l'ascolto, la reciprocità e come ultimo ingrediente anche la capacità di orientare queste relazioni verso uno scopo, quello che qualcuno chiama purpose, che dia un senso al lavoro insieme che chi è connesso attraverso questi legami decide a un certo punto di intraprendere. Professore, tutti questi discorsi che abbiamo fatto sull'innovazione vanno benissimo, ma io credo che alla base di tutto le aziende debbano avere chiaro un concetto, che è il senso di quello che sono, il perché, il purpose, come si dice. E qui subentra, secondo me, un'altra forma di capitale che è legato più che altro al patrimonio intangibile dell'impresa, quindi valori, principi, identità, cultura, che bisogna far emergere in modo maieutico e poi raccontare. Questo capitale di cui parlo, il capitale narrativo, che esattamente come gli altri capitali genera frutti e futuro. Il purpose, quindi, che cosa significa nel linguaggio del management e che ruolo ha rispetto all'open innovation? Beh, ha toccato dei temi davvero centrali nel dibattito attuale sul funzionamento delle organizzazioni, sulla leadership e in generale sulla disciplina del management. Oggi c'è una crescente consapevolezza del fatto che la capacità di generare dei significati profondi per il lavoro che si intraprende in un'impresa, ma anche per i singoli progetti, ad esempio di innovazione che un'impresa decide di lanciare, beh, è fondamentale per ottenere i risultati che si ambisce a perseguire. Per quale motivo? Per una serie di ragioni che ad esempio si riconducono al fatto che le nuove generazioni con cui sempre più spesso ci troviamo a lavorare nelle nostre organizzazioni sono anche nel loro
lavoro quotidiano alla ricerca di un senso più profondo rispetto a quanto erano abituati a fare le generazioni precedenti fino a qualche tempo fa. E quindi se il leader non offre ai propri collaboratori più giovani un'opportunità di esprimersi e di trovare un significato che si riconnetta a qualcosa in cui credono e ai propri valori, questo limita l'engagement, limita la soddisfazione, la motivazione di queste giovani risorse e quindi tarpa anche loro le ali in termini di creatività, di generatività, di proporre soluzioni innovative ai problemi che l'impresa si trova di fronte, ad esempio quando fa innovazione, no? Ci sono poi vari altri motivi per cui lavorare sul senso profondo del lavoro che un'impresa fa diventa oggi centrale. Ci sono ad esempio motivi legati a come si comportano i mercati e i consumatori che sempre di più tendono ad acquistare beni, prodotti da parte di imprese che manifestano un significato più profondo nel loro agire, che hanno dei valori chiari, condivisi e autenticamente in qualche modo applicati nelle loro attività quotidiane. C'è poi tutto un tema legato all'opinione pubblica che sempre più in qualche modo chiede alle imprese di diventare agenti di un cambiamento positivo attraverso il riconoscere per se stesse uno scopo che vada oltre la semplice creazione di profitto e che metta al centro l'impatto positivo che possono avere sull'ambiente, sulle comunità locali, sulla società. Sta arrivando anche il mondo della finanza a richiedere sempre più alle imprese la capacità di generare dei purpose espansivi, profondi, che in qualche modo esprimano il significato che possono avere, l'impatto che possono generare sul mondo. Ecco, tutte queste ragioni fanno sì che oggi la capacità della leadership di un'impresa di generare un purpose profondo, espansivo e che offra a chi lavora in quell'impresa o nei vari team in cui si articola un modo di esprimersi su una dimensione più umana e valoriale è un ingrediente fondamentale anche per fare innovazione. E lo diventa sempre di più nel momento in cui l'innovazione ha meno punti di riferimento, cioè è un'innovazione aperta, distribuita, collaborativa. Quando i team che fanno innovazione sono fatti da persone, organizzazioni che in qualche modo fanno mestieri diversi, sono collocati in ambiti geografici diversi e si trovano a lavorare insieme su dei progetti di trasformazione, di innovazione e cambiamento, beh, il fatto che questi progetti siano ispirati da un senso, da un significato, da un perché più profondo è un collante fondamentale per tenere insieme gli sforzi, l'effort e l'energia di questi attori distribuiti che collaborano all'innovazione secondo il paradigma Open Innovation di cui abbiamo parlato prima. Ecco. Abbiamo detto lo scopo, ma poi secondo me c'è anche un altro elemento che è fondamentale e anche profondamente legato all'innovazione, che è la cultura. E quando dico cultura non intendo l'erudizione, ma una visione del mondo che porta l'impresa a pensare, a capire in che direzione andare. E questo lo si fa, secondo me, portando le discipline più diverse e apparentemente lontane dal fare impresa, quali la filosofia, l'arte, la scienza, la sociologia, la letteratura nell'impresa e favorirne la mescolanza. Io penso che anche questo sia un elemento imprescindibile per fare open innovation oggi e quindi per aprirsi al futuro. So che anche lei sta lavorando molto in questa direzione. Mi piacerebbe avere un suo parere e anche cosa direbbe alle aziende, non per convincerle, perché non mi piace questa parola, ma per mostrarle che effettivamente la cultura nell'impresa fa bene. Eh beh, grazie per questo stimolo. Beh, io credo che quello che abbiamo detto fino a qui, parlando di, diciamo, di transizione da know-how a know-where, da innovazione chiusa, innovazione aperta, capitale relazionale che si affianca a quello, tecnologico e finanziario, purpose e significato del lavoro, dell'innovazione che si decide di intraprendere, beh, siano tutte cose riconducibili alla necessità di concepire l'impresa non più solo, come spesso è accaduto negli ultimi decenni, come un sistema meccanico razionale che processa degli input e ottiene degli output variamente misurabili, bensì, come dire, come un sistema espressivo,
fatto di persone che hanno una loro dimensione umana, personale, spirituale e valoriale, che trovano nell'agire insieme in un contesto organizzativo un'occasione di dare senso a ciò in cui credono, di riconnettersi su degli aspetti e dei livelli che non sono solamente performativi, tecnologici e misurabili in termini quantitativi, ma su livelli che anche sono più intangibili e in qualche modo più attinenti a ciò in cui ciascuno di noi crede. Ecco, nel coltivare questa visione di impresa, nel insegnare ai leader svolgere il proprio ruolo in un contesto così qualificato, quello che ha detto lei gioca un ruolo centrale, cioè la contaminazione delle discipline manageriali più classiche con scuole di pensiero, con in qualche modo tradizioni e con anche discipline vere e proprie che appartengono al mondo delle humanities in senso lato. Noi alla Business School del Politecnico di Milano, Polimi Graduate School of Management, abbiamo fatto tanti esperimenti di contaminazione dei nostri programmi di formazione manageriale come gli MBA o programmi simili con la psicologia, con la filosofia, con la sociologia, con le scienze politiche, con la spiritualità. E in tutte queste occasioni abbiamo osservato come queste esperienze abbiano innalzato sensibilmente la consapevolezza, lo spirito critico, la capacità di interrogarsi sul significato profondo del perché si fanno certe cose piuttosto che altre in azienda e in generale nel costruire una leadership più umana che è capace di portare avanti quella visione di impresa di cui parlavo prima, che è un sistema espressivo di relazioni più che un meccanismo che processa input e produce output misurabile attraverso qualche forma di KPI. Quindi sì, io sono un grande sponsor, diciamo, e fan della necessità di ibridare, diciamo, le classiche discipline manageriali con scuole di pensiero che sono tradizionalmente distanti e credo che la ragione del perché questo sia importante si ritrovi in tanti dei punti, come dicevo prima, che abbiamo toccato in questa intervista. Ecco. Mi piacerebbe fare anche qualche esempio di aziende capaci di fare vera open innovation ad altissimi livelli e con grandi risultati. C'è in particolare un'azienda che conosco molto bene perché ho avuto il piacere di raccontarla, che è Cosberg. Mi sembra che sia un bellissimo esempio da portare a sostegno di questa tesi che voi evidenziate nel libro e non solo voi, per cui l'innovazione deve essere open. Vuole raccontarci lei, professore, perché Cosberg è un esempio e come tale potrebbe innescare anche un meccanismo virtuoso di emulazione, coinvolgendo quindi altre aziende? Ma allora, diciamo, ovviamente il concetto di open innovation è nato 20 anni fa, anzi 21 anni fa, nel 2023 abbiamo celebrato il ventennale di questa idea che è stata resa popolare da questo professore della Berkeley University che si chiama Henry Chesbrough. È nata prevalentemente in aziende di grandi dimensioni, multinazionali, molto, come dire, focalizzate negli Stati Uniti e attive in settori, diciamo, ad alta intensità tecnologica e di ricerca e sviluppo. Poi negli anni però questa strategia, questo modo di concepire l'innovazione si è diffuso al di fuori degli Stati Uniti, si è diffuso in imprese di più piccole e medie dimensioni e anche in Italia e in settori, in ambiti di attività contraddistinti da una maggiore maturità e una minore intensità degli investimenti in ricerca e sviluppo, al punto che oggi possiamo dire che anche nel nostro paese questo modo di fare innovazione, questa concezione dei processi e dei progetti di innovazione sta diventando preponderante. Un esempio che giustamente lei faceva di impresa che, anche se di piccole e medie dimensioni, anche se attiva in un settore abbastanza tradizionale e appunto anche se operante in Italia, che ha saputo fare dell'innovazione aperta una, come dire, leva di crescita molto molto importante, appunto Cosberg. Sappiamo che è una delle imprese leader nel settore dell'automazione che dal 1983 sviluppa, progetta, costruisce impianti, macchine e moduli per l'automazione dei processi di assemblaggio di diverse tipologie di prodotti, molto concentrata
sul settore automotive, ma anche sugli accessori per i mobili, l'elettromeccanico e molti altri settori. È sempre stata un'impresa che ha investito molto in ricerca e sviluppo, in alcuni anni perfino oltre il 10% del fatturato, una quantità che si trova ad esempio nelle imprese del farmaceutico, di sicuro non frequente in realtà come quelle che operano nel settore dell'automazione nel nostro paese, diventando rapidamente una realtà con un ampio respiro internazionale. Ecco, da diversi anni, direi da almeno 7-8 anni, Cosberg ha saputo aprire i propri processi di innovazione all'esterno, di fatto diventando una delle prime aziende di piccole e medie dimensioni nel nostro paese ad abbracciare il concetto di open innovation in tutte le sue sfaccettature. Ad esempio, Cosberg lavora quotidianamente a contatto con una rete ampia, diversificata di soggetti che l'aiutano a fare innovazione, da centri di ricerca veri e propri, università come il Politecnico di Milano, l'Università di Bergamo, di Brescia, università di altri paesi come Università di Tampere in Finlandia. È attiva, e questo è un elemento molto distintivo di Cosberg, anche in consorzi che fanno ricerca precompetitiva e interdisciplinare, come ad esempio Intellimech nel campo della meccatronica, che comprende oltre 30 aziende, e attraverso cui Cosberg è stata in grado di intercettare e valorizzare tecnologie, esperienze, know-how e conoscenze che le hanno permesso di brevettare una grande quantità di invenzioni e innovazioni relative al mondo dell'assemblaggio, che le hanno dato una grande spinta in termini di crescita e in termini di internazionalizzazione. Ecco, è un esempio emblematico di come anche una piccola media impresa del nostro contesto Italia possa davvero fare dell'open innovation, di quel concetto di nowhere di cui dicevamo prima, un elemento distintivo della propria crescita e della propria competitività. Prima di salutarci, professore, una curiosità, perché leggendo il vostro libro si apprende che esiste anche una nuova figura, un nuovo profilo che si inserisce in questo contesto e che è importante ai fini del monitoraggio, dello sviluppo e della gestione del patrimonio relazionale. Sto parlando del Chief Networking Officer. Rappresenta davvero un plusvalore per le aziende? Sì, questa è una provocazione che noi abbiamo incluso nella parte finale del nostro libro. In realtà non esistono aziende che hanno veri e propri Chief Networking Officer, anche se esistono molte aziende, specialmente di stampo statunitense, che hanno creato e introdotto delle figure simili a quella che noi chiamiamo Chief Networking Officer. Sono figure di Chief Stakeholder Officer che hanno lo scopo di attivare, valorizzare, mantenere nel tempo una rete di relazioni con tutti i principali stakeholder che l'impresa in qualche momento del suo percorso ha e che deve coltivare, con cui deve relazionarsi continuativamente. Ecco, noi suggeriamo alle imprese di riflettere seriamente sulla possibilità di trasformare questa figura del Chief Stakeholder Officer in un vero e proprio Chief Networking Officer, cioè una figura manageriale che siede nella C-suite dei top leader dell'azienda e che ha il compito di sistematizzare, raccogliere, misurare, mappare e di definire delle strategie di valorizzazione e crescita del capitale relazionale complessivo che l'impresa ha. Se il capitale relazionale diventa una risorsa chiave, come abbiamo provato a spiegare nel libro, per l'innovazione, per la crescita e per la competitività di un qualsiasi business, così come esiste una figura manageriale di livello senior che si occupa del capitale finanziario, del capitale umano, del capitale tecnologico, ecco, crediamo che possa essere arrivato il momento di, in qualche modo, creare una figura analoga che si occupi della valorizzazione e sviluppo di questa risorsa chiave, che è da tutti riconosciuta come fondamentale, ma non è gestita con gli stessi strumenti, con lo stesso grado di ristrutturazione e con la stessa strategicità con cui si gestiscono gli altri capitali chiave di cui un'impresa dispone. Un po' perché è difficile farlo, questo non lo neghiamo, in quanto il capitale relazionale è un capitale individuale che è fondamentale portare a valore a livello organizzativo. E quindi questo richiede la capacità del Chief Networking Officer di, in qualche modo,
interagire con i detentori di questi capitali relazionali di cui stiamo parlando e convincerli a metterli a sistema e a disposizione dell'organizzazione nel suo complesso e quindi farli passare da bene privato a bene organizzativo. Crediamo però che sia una figura davvero necessaria per valorizzare al meglio questa risorsa di cui abbiamo parlato. Siamo arrivati alla conclusione. Io ringrazio il professor Federico Frattini per la sua disponibilità, per questa chiacchierata molto piacevole e anche per questo libro scritto assieme a Benedetto Buono, lo ricordiamo, che ci aiuta proprio a mettere a fuoco un concetto che sembra banale, ma che invece ha un'attualità e una potenza unica, ovvero le persone che sono l'impresa, sono quelle che fanno l'impresa tutti i giorni, senza le quali nessuna forma di innovazione sarebbe possibile. Quindi è compito di chi fa impresa prendersene cura alimentando il talento e la creatività per innovare. Grazie di cuore, professor Frattini. Grazie a lei per l'invito e per la chiacchierata. Io ringrazio gli ascoltatori e vi do appuntamento alla prossima puntata. Avete ascoltato Per iscritto, la voce dei libri, un podcast creato nel 2016 da Marzia Tomasin e oggi sostenuto da Utopia Impresa come progetto culturale.